Salve a tutti ragazzi, io sono Squallery e eccoci su Opera Omnia versione Global. Finalmente oggi sono stati rilasciati gli Stage Chaos di Ifrid, Shiva e Ramu e in questo video andremo a vedere come ho affrontato io lo Stage Chaos di Ifrid. Ci siamo portati dietro un team composto da Squall, Wall e Pharis. Squall per fare tantissimi danni. Lo scudo di Wall ci serviva a non sprecare dei turni, anche se comunque l'abbiamo completato con 15 turni in più, quindi va bene comunque anche se non avete Wall, vi dà una grandissima mano, potrete magari mettere Ishtola che vi aumenta comunque il Brave, vi cura, potrebbe andare bene anche con Ishtola, e poi Pharis o comunque è obbligatorio un debuffer, perché Ifrid si mette dei buff che gli aumentano l'attacco, ma specialmente dei buff che gli aumentano la difesa e non gli fate assolutamente danno senza un debuffer. Come Summon, naturalmente ci siamo portati dietro Shiva per il semplice fatto che il nostro amichetto Ifrid è molto debole all'elemento ghiaccio e quindi in Summon gli facciamo davvero tantissimi danni. Volevo portarmi come supporto una Charlotte, ma non l'ho trovata e quindi ho optato per un Setzer. Setzer che in Summon ha caricato un botto di Brave a tutti quanti e quindi gli abbiamo fatto davvero davvero i danni. Beh, che dire ragazzi, Stage Chaos abbastanza semplice, nulla di complicato, basta tenere d'occhio le skill che va a effettuare Ifrid, perché alla fine sono attacco Brave con una sola zampata, un attacco Brave con tre zampate, se ha del Brave gli potrebbe fare l'attacco HP singolo, mentre gli attacchi All, se non l'attacco speciale Fiamme Infernali, sono tutti quanti degli attacchi Brave, quindi non è complicato gestire le turnazioni. Anzi, devo dire che è davvero molto semplice riuscire a contrastarlo e a buttarlo giù. L'unica difficoltà che ha questo stage è che se vi brecca si mette il Veil, quindi fin quando non gli togliete tutto il Brave non gli potete fare danno HP. Però con una skill di Squall si riesce comunque a togliere il Brave, o comunque qualcuno che faccia parecchi danni riuscite assolutamente a togliere lo scudo di Ifrid. Potrebbe andare bene anche Cloud, che i danni li fa e sicuramente può togliere con gli attacchi critici i buff che si mette Ifrid, quindi andrebbe bene anche Cloud da portarsi dietro, però ho optato per Pharis così da mettergli anche il veleno e subire meno danni HP, anche perché come potete vedere con Wall, come vedrete anche nel video, prendo l'aggro, Ifrid attacca sempre con l'attacco HP Wall e quindi è riuscito a farmi quei 5.000 punti danno, comunque uno score abbastanza decente, dai, 600.000 punti su 500.000. Comunque penso di essermi dilungato fin troppo, vi lascio dunque al video. Buona visione! やれ、感動。決める。
Yare Kano!
やるか。眠れ。光あれ。はあ。切り札だ。走れ光よ。
俺を怒らせる。走れ光よ。光ある限り、私は戦う。